quando sono venuto su questo palco mi hanno chiesto: primo maggio, dimmi la tua prima volta. Ed effettivamente oggi è stata la mia prima volta. È la prima volta che mi è successo di inviare un testo di un mio intervento perché doveva essere messo al vaglio per approvazione da parte della politica. Approvazione che purtroppo non c'è stata in prima battuta, o meglio, dai vertici di Rai 3 mi hanno chiesto di omettere dei nomi, dei partiti e di edulcorarne il contenuto. Ho dovuto lottare un pochino, un po' tanto, però alla fine mi è stato dato il permesso di potermi esprimere liberamente. Grazie. Mi assumo tutte le responsabilità e le conseguenze di ciò che dico e faccio. Sappiate però che il contenuto di questo intervento è stato definito dalla vice direttrice di Rai 3 come inopportuno. Buon primo maggio e buona festa a tutti i lavoratori, anche a chi un lavoro ce l'ha ma non ha potuto esercitarlo per oltre un anno. E quale migliore occasione per celebrare la festa dei non lavoratori se non un palco? Per i lavoratori dello spettacolo questa non è più una festa. Caro Mario, capisco perfettamente che il calcio è il vero fondamento di questo paese, però non dimentichiamoci che il numero dei lavoratori del calcio e il numero dei lavoratori dello spettacolo si equivalgono. Quindi non dico qualche soldo, ma almeno qualche parola, un progetto di riforma in difesa di un settore che è stato decimato da questa emergenza e che è regolato da normative stabilite negli anni 40 e mai modificate a dovere sino ad oggi. Quindi, caro Mario, come si è esposto nel merito della Superlega con grande tempestività, sarebbe altrettanto gradito il suo intervento nel mondo dello spettacolo. Grazie. Grazie. Ma adesso arriva la parte forte. Questa parte era approvata. Adesso questa è la parte non... così. A proposito di Superlega, due parole sull'uomo del momento, il sonnecchiante Ostellari. Ecco, Ostellari ha deciso che un disegno di legge di iniziativa parlamentare, quindi massima espressione del popolo, che è già stato approvato alla Camera come il DDL Zan, può tranquillamente essere bloccato dalla voglia di protagonismo di un singolo, cioè se stesso. Ma d'altronde Ostellari fa parte di uno schieramento politico che negli anni si è distinto per la sua grande lotta all'uguaglianza. Vorrei decantarvi un po' dei loro aforismi, se posso. Se avessi un figlio gay, lo brucerei nel forno. Giovanni De Paoli, consigliere regionale Lega Liguria. I gay che inizino a comportarsi come tutte le persone normali. Alessandro Rinaldi, consigliere per la Lega Reggio Emilia. Gay vittime di aberrazioni della natura, Luca Lepore e Massimiliano Bastioni, consiglieri regionali leghisti. Questa l'hanno scritta insieme, chissà da soli cosa potevano partorire. I gay sono una sciagura per la riproduzione e la conservazione della specie. Alberto Zelger, consigliere comunale della Lega Nord a Verona. Il matrimonio gay porta all'estinzione della razza. Stella Corosceva, candidata leghista. L'ultima è quella che ha anche un tocco di fantasy dentro. Fanno le iniezioni ai bambini per farli diventare gay. Candidata della Lega, Giuliana Livigni. Qualcuno come Ostellari ha detto che ci sono altre priorità in questo momento di pandemia rispetto al DDL Zan. E allora guardiamole queste priorità. Il Senato non ha avuto tempo per il DDL Zan perché doveva discutere l'etichettatura del vino, la riorganizzazione del CONI, l'indennità di bilinguismo ai poliziotti di Bolzano e, per non farsi mancare nulla, il reintegro del vitalizio di Formigoni. Quindi, secondo Ostellari, probabilmente il diritto al vitalizio di Formigoni è più importante della tutela dei diritti di tutti e di persone che vengono quotidianamente discriminate fino alla violenza. Ma, grazie, a proposito di diritto alla vita, il presidente dell'associazione Pro Vita, l'ultracattolico e antiabortista Jacopo Coghe, amicone del leghista Pillon, in questi mesi è stata la prima voce a sollevarsi contro il DDL Zan. L'antiabortista però non si è accorto che il Vaticano ha investito più di 20 milioni di euro in un'azienda farmaceutica che produce la pillola del giorno dopo. Quindi, cari antiabortisti, caro Pillon, avete perso troppo tempo a cercare il nemico fuori e non vi siete accorti che il nemico ce l'avevate in casa. Che brutta storia.